Esattamente 5 anni fa, il 15 giugno del 2015, si inaugurava a Roma la delegazione del governo della Generalitat de Catalogna in Italia. In questi anni ci siamo dedicati con passione a perseguire gli obiettivi istituzionali che sono all'origine della nostra presenza nel bel paese: rendere più visibile e far conoscere in maniera più approfondita la Catalogna agli italiani. Lo abbiamo fatto attraverso eventi, convegni, presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche, concerti, festival culturali, incontri e relazioni con istituzioni, associazioni ed enti di vario livello. Tuttavia, l'attuale contesto internazionale, segnato dalla pandemia di coronavirus, ha costretto anche la delegazione del governo della Generalitat de Catalogna in Italia a rivedere le strategie per quelle che sono le proprie finalità istituzionali. Non tanto negli obiettivi, che restano appunto quelli di una promozione a 360 gradi della cultura e della lingua, del patrimonio artistico e architettonico, delle tradizioni e delle peculiarità catalane, come anche dell'economia e del turismo, tutti i settori da far conoscere ad un pubblico italiano sempre più ampio, quanto piuttosto nel rivedere i metodi per il raggiungimento di tali obiettivi. Da questo punto di vista, la moderna tecnologia rappresenta un'opportunità per sperimentare strade innovative e ci siamo chiesti come poter trasformare una situazione di emergenza in un'opportunità. Abbiamo così deciso di realizzare una serie di videoclip di breve durata per raccontare una sfaccettatura, una curiosità, un personaggio, una realtà che rappresentano e mettono in qualche modo in relazione l'Italia e la Catalogna. E spesso sono sconosciuti o quasi ad un grande pubblico italiano. I temi sono i più disparati, parliamo di letteratura e di storia, di arte e di economia, ma anche di cinema, di musica, di gastronomia, di sport, di tradizioni popolari, temi impegnativi e altri più leggeri e divertenti. Per farlo abbiamo chiesto la collaborazione di esperti, tanto italiani come catalani, ognuno per un proprio aspetto legato alla propria professionalità. Devo dire che quando l'abbiamo proposto, il progetto è sempre stato accolto con un entusiasmo che ci ha piacevolmente sorpreso e per il quale vorrei ringraziare sentitamente tutte quelle persone che si sono impegnate e hanno partecipato alla realizzazione di questa iniziativa, alla quale abbiamo dato il titolo di La Catalogna raccontata agli italiani. La speranza è che questo sforzo trovi altrettanto favorevole accoglienza in tutti coloro che decideranno di guardare questi videoclip e di approfondire la propria conoscenza su un paese che ha con l'Italia molte più assonanze di quanto si possa credere, e magari rimanere ammagliati dal fascino di una terra che sa conquistare per la propria bellezza, il proprio calore e la propria anima. Mi invito quindi a seguire il nostro canale YouTube, i nostri social e a godere dei video.